viaggio di benchmark ci ha abituato a scoprire delle pepite nascoste, ovvero delle realtà nell'ecosistema di Torino Social Impact che sono particolarmente attente, significative al bene comune e anche con una forte coscienza civica. Oggi mi trovo all'Innovation Square Center di Corso Orbassano a Torino, dove convivono quattro realtà apparentemente lontane ma che hanno scelto di aderire alla piattaforma dell'Impact Economy di Torino e che mettono insieme sensibilità diverse. Sigit, che si occupa di automotive, IDT, che si occupa di innovazione con un team estremamente giovane, la fondazione Pudens, e ISC Lab, che si occupano di ricerca in una forma di società benefit. Ebbene, queste realtà convivono assieme facendo vedere che concretamente è possibile quella cosiddetta ibridazione di cui tanto si parla, e cioè della fattiva collaborazione nel mondo delle imprese tra il profit e il non profit per realizzare qualcosa che abbia una ricaduta sociale intensa, importante, misurabile e significativa. Mi chiamo Pierangelo De Cisi, sono un industriale torinese che vive in Svizzera, perché il nostro gruppo ha sede in Svizzera, ma torinese di nascita e di grande amore, e siamo qui nel nostro centro ricerche ISC di Corso Orbassano a Torino, dove abbiamo creato o tentato di creare qualcosa di nuovo, e sono qui per raccontarvi. Mi definisco un imprenditore sociale. Per me società è un'impostazione aziendale, è un credo che l'imprenditore o l'impresa deve portare avanti. Non mi piace parlare di impresa sociale o no profit, distinguendole dalle imprese profit. Il profitto oggi si deve misurare anche in modo diverso, cioè il profitto economico, oppure anche quello che ricade a favore della società in cui l'impresa o l'industria, come nel nostro caso, opera. Quindi misurando anche gli impatti di questi effetti positivi, assolutamente, che ci devono essere, che può essere il non inquinare, che può essere l'attenzione alla crescita anche umana del territorio e delle persone che lo abitano, si può parlare di impresa sociale. Ma Torino è sempre stata, con una grande attenzione ai vari problemi che di epoca per epoca sorgevano, e non è solo di santi cattolici, ma abbiamo famiglie anche di origine ebrea. Poi, se arriviamo anche al Novecento, ci sono tante iniziative legate sempre al mondo sociale. Secondo me, nella nuova economia è partita anche da Torino, società benefit, la voglia di Torino Social Impact di raccogliere le redini e anche di altre iniziative, di voler comunque sottolineare l'attenzione e la capacità dei torinesi di dare delle risposte concrete anche ai problemi sociali, o a confrontarsi e paragonarsi anche ai problemi sociali.